Salve a tutti, oggi preparo un Danubio salato dal sapore esplosivo, ma con la farcitura vista. Prima di iniziare vi invito ad attivare la campanella delle notifiche del canale, così sarete avvisati quando pubblicherò nuovi video. In molti mi dite che le notifiche non arrivano, quindi cliccate sulla campanella sulla home page del canale. Grazie per l'attenzione e adesso iniziamo la preparazione. Metto in una terrina il latte tiepido con lo zucchero. Aggiungo il lievito di birra e mescolo facendolo sciogliere. Metto lo yogurt bianco naturale a temperatura ambiente e l'olio extravergine di oliva. Aggiungo un uovo e mescolo bene con una forchetta. Adesso aggiungo la farina, ma prima la setaccio, fino ad inserirla tutta. Metto il sale ed inizio ad impastare con un mestolo di legno, poi con le mani. Quando avrò assorbito tutta la farina dal contenitore, impasto sul piano di lavoro per 5 minuti, aiutandomi solo se necessario con un velo di farina. Formo un panetto e lo inserisco in una terrina precedentemente unta con l'olio di oliva. Ungo anche il panetto sulla superficie e copro con pellicola alimentare. Lo faccio lievitare fino al raddoppio del volume, nel forno spento con la luce accesa, oppure nel forno preriscaldato a 28 gradi se voglio anticipare i tempi di lievitazione. A lievitazione avvenuta lascio cadere l'impasto sul piano di lavoro infarinato e lo divido prima in 4 parti, in seguito ogni parte in 3 spicchi, ottenendo 12 pezzetti di impasto del peso di circa 65 grammi ciascuno. Formo delle palline facendole roteare sul piano di lavoro e una volta pronte le sistemo sulla teglia rivestita con carta da forno, distanziate tra di loro perché dovranno lievitare. Le spennello con dell'olio di oliva, copro con pellicola alimentare e faccio lievitare nel forno preriscaldato fino al raddoppio del volume. Nel frattempo preparo la farcitura del Danubio. Metto in una ciotolina gli ingredienti tutti tritati finemente: la mozzarella, del parmigiano grattugiato, del peperone dolce, dei pomodorini, le olive nere, un cipollotto fresco, del prezzemolo e infine un pizzico di sale e del pepe. Mescolo bene. Trascorso un'ora, ecco il Danubio che ha lievitato perfettamente. Buco ogni pallina al centro con uno spiedino e con le dita formo una cavità, premendo leggermente. Metto la farcitura all'interno di ogni cavità. Ne andrò a mettere 2 cucchiaine abbondanti perché durante la cottura si andrà a ridurre. Adesso spennello il tutto con un tuorlo e un cucchiaio di latte e posso infornare nel forno caldo statico a 180 gradi per 25 minuti o fino a doratura. Metto la teglia nel primo livello del forno partendo dal basso. Ed ecco il Danubio con farcitura a vista pronto da mangiare. Emana un profumino davvero invitante. Adesso prova assaggio con tutta la famiglia. La prova assaggio è stata superata all'unanimità. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta mettete un bel like e condividete il video. Mi trovate anche sulla pagina Facebook e Instagram delle ricette di Terrore Splendore. Grazie per aver visto il video, un bacione, a presto!